Concludiamo oggi il nostro discorso relativo al rapporto tra assolutismo e liberalismo nei secoli dell'età moderna, a partire dal 3-400, quindi dal passaggio da Medioevo a Rinascimento, fino al 6-700, quindi a quei secoli culminanti dell'età moderna in cui noi assistiamo alla fine dello Stato assoluto, o comunque agli ultimi esempi di Stato assoluto del 600 e del 700 con l'assolutismo illuminato, e all'affermazione invece di un nuovo modello politico che abbiamo già definito nella prima lezione, appunto il liberalismo, questo modello che sostiene i diritti dell'individuo, quindi un discorso legato molto alla difesa dei diritti dell'individuo e quindi alla libertà dell'individuo rispetto al potere assoluto dello Stato. E questo discorso di diritti si collega anche in un certo modo alla volontà da parte poi della cultura borghese, che è alla base dell'illuminismo, di affermare dei principi che possano tutelare anche gli ideali di uguaglianza e di giustizia. E quindi il discorso sulla giustizia, che poi sarà centrale nell'illuminismo, è un discorso legato appunto al concetto di liberalismo. Perché questo? Per esempio parliamo nell'illuminismo di un pensatore come Montesquieu, certamente i principali filosofi sono Voltaire, Diderot per quella che riguarda l'enciclopedia, ma Montesquieu è il filosofo della separazione dei tre poteri. Quindi l'idea del liberalismo nasce sì da John Locke, di cui poi parleremo diffusamente tra poco, ma poi c'è appunto l'idea della separazione dei poteri di Montesquieu e quindi anche l'idea che la giustizia nasca anche nel momento in cui il potere giudiziario sia separato da colui che ha il potere esecutivo, che è il re. Nella monarchia assoluta il re detiene sia il potere esecutivo che quello giudiziario, invece l'idea della giustizia è legata, secondo gli illuministi, all'idea di uno Stato costituzionale, quindi liberale, in cui ci sia una separazione dei tre poteri. Ma ci ritorneremo al termine di questo nostro ultimo discorso. Leggiamo adesso, partiamo dalla definizione, appunto, dopo aver definito la monarchia assoluta, di monarchia costituzionale. È una forma di Stato e di governo nella quale la gestione del potere del sovrano viene vincolata, e quindi non più absolutus, cioè sciolta da ogni vincolo, vincolata al rispetto di precise garanzie giuridiche da una Costituzione che può tuttavia non essere necessariamente scritta. Nel caso della Gran Bretagna, infatti, a tutt'oggi non esiste una carta costituzionale unica. Ma vale come fondamento dello Stato e delle leggi una serie di atti e disposizioni consuetudinarie, come ad esempio l'habeas corpus e il Bill of Rights. Ecco, questo è il primo elemento significativo. L'Inghilterra, come vedremo tra poco, in una lettura proprio sulla nascita del Parlamento in Inghilterra, è la patria della prima Costituzione, no? La Magna Carta, Libertatum, quindi già la parola Libertatum, libertà, era stata sancita nel 1215, ma poi non ci sono state vere e proprie Costituzioni scritte. L'Inghilterra ha vissuto, come sappiamo, le esperienze forti delle due rivoluzioni del 600, quella della la prima rivoluzione inglese di Cromwell, l'abbiamo raccontata nella lezione scorsa, anche prima, insomma, a proposito di Hobbes e della necessità di pace e di tranquillità e sicurezza, e la seconda rivoluzione, che invece è quella ancora più importante, perché segna il passaggio dell'Inghilterra al modello di monarchia costituzionale di tipo parlamentare, è quella appunto legata a questi documenti a cui fa riferimento la nostra lettura, come sappiamo l'habeas corpus, che a proposito appunto di questa garanzia di giustizia è un documento che sancisce l'obbligo da parte del sovrano di processare
il suddito prima di una condanna, prima di un verdetto, e quindi ci deve essere il corpo, ci deve essere il corpo habeas corpus, che appunto la ritroviamo con Carlo II, mentre il Bill of Rights è il famoso documento che andrà a firmare Guglielmo d'Orange nel 1689 in seguito alla Glorious Revolution, con cui appunto viene tolto dal trono Giacomo II, Stuart, per dare la corona a questo, diciamo, stadtholder, governatore dell'Olanda, Guglielmo III d'Orange, appunto, il quale firmerà questo Bill of Rights. Ma in realtà questa Costituzione, che è poi il testo fondamentale su cui si fonda la monarchia liberale, quindi costituzionale, può essere scritta ma anche non scritta. Quindi in questa osservazione significativa, che ci dice appunto che l'Inghilterra non ha una Costituzione scritta, questo ci fa capire come lo Stato non debba essere necessariamente fondato anche sull'idea della forza o della legge, ma in questo caso anche su dei principi e dei valori che, pur non essendo scritti, sono ormai patrimonio di un popolo, in questo caso come il popolo inglese. Allora, ritorniamo alla monarchia costituzionale. Il re mantiene il potere esecutivo, ossia il governo, mentre quello legislativo e giudiziario sono rimessi ad altre autorità, come le assemblee elettive, cioè il Parlamento, e le magistrature. Poi si dovranno fare le dovute distinzioni perché le assemblee elettive, generalmente il Parlamento è costituito da due camere, come era appunto nel modello inglese, cioè la Camera dei Lord, che è il Senato, che non è elettiva generalmente nemmeno nella monarchia costituzionale, ma è di nomina regia, mentre, quindi è il re a nominare i senatori, mentre la Camera, diciamo, dei deputati, la Camera più ampia numericamente, generalmente è una Camera appunto rappresentativa. Questo avviene ad esempio anche nell'Italia del 1861. Cioè quella nuova monarchia, cioè il Regno d'Italia che nasce sotto il segno di Vittorio Emanuele II e che nasce sotto la Costituzione che poi già c'era nel Regno di Sardegna, che è lo Statuto Albertino, che prevede appunto che una delle due Camere sia rappresentativa, e le magistrature. Questo modello si pone in antitesi con quello della monarchia assoluta e si basa sull'assunto che il potere non possa essere esercitato arbitrariamente, ma sia sostanzialmente revocabile e limitato. Questi due aggettivi sono significativi se messi in contrapposizione con le letture che abbiamo fatto le volte precedenti, per esempio di Jean Bodin o di Botero, che parlavano di un potere sovrano che non può essere revocabile e che non può essere nemmeno limitato. Cioè che non può avere dei limiti, come diceva Hobbes, per esempio, no? Essendo lo Stato la totalità dei cittadini, non può essere limitato. O revocabile in quanto è stato temporaneamente conferito al sovrano. Ora vedremo che questi sono proprio i principi dati da John Locke o al suo titolare, dai soggetti che compongono la società. Come dire, io ti ho dato il potere e io te lo posso togliere quando voglio. Questo è poi il principio che si afferma con il liberalismo di Locke, di cui si rivendica l'originaria libertà e autonomia, limitato perché le funzioni pubbliche fondamentali devono essere svolte separatamente da organi distinti e autonomi. E qui invece abbiamo Montesquieu, appunto. Se nel primo concetto revocabile abbiamo John Locke, qui limitato appunto le funzioni pubbliche, i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, devono essere svolte separatamente da organi distinti e autonomi. E ricordiamo subito, potere legislativo il Parlamento, potere esecutivo il re, che lo esercita attraverso i suoi ministri, quindi il governo, che è l'altro organo. E l'ultimo organo, appunto, la magistratura, ovvero i giudici, che diciamo, detiene il potere legislativo. Andiamo a vedere quindi John Locke, ma prima, no, prima di guardare il pensiero di John Locke, vediamo ancora un'altra lettura significativa che racconta un po' la storia di come sia nata l'idea di diciamo, di uno stato
non dico liberale, ma perlomeno di una assemblea che potesse limitare il potere del sovrano. E in questo caso stiamo parlando dell'Inghilterra, diciamo, del basso medioevo, stiamo parlando di un'assemblea che sia rappresentazione, rappresentanza delle classi, della nobiltà. Quindi andiamo a vedere, prima ancora che Locke, questo è il nostro Locke, invece andiamo a vedere, eccolo qui, questo Josué Musca, la nascita del Parlamento in Inghilterra, quello che stavamo dicendo. In Inghilterra, e quindi quando abbiamo parlato dell'assolutismo, abbiamo preso come modello la Francia, perché poi Luigi XIV nel 600 sarebbe stato l'esito conclusivo di un percorso che veniva dal 1438 con la prammatica sanzione, con la sanzione, la prammatica sanzione di Bourges. Invece qui abbiamo l'altro modello, quello che poi diventerà la monarchia appunto costituzionale e poi parlamentare, che è appunto l'Inghilterra, sempre di quegli anni. In Inghilterra, dopo un lungo periodo di conflitti, iniziato con la guerra dei cent'anni con la Francia e proseguito con la guerra delle due rose tra le case di Lancaster e di York, la monarchia si rafforza con Enrico VII, che si proclama re nel 1485. Quindi, come sappiamo, tra i Lancaster e gli York prevale poi la famiglia dei Tudor. Enrico VII Tudor si impone nel 1485 e dà inizio al forte governo della dinastia Tudor. Una tappa fondamentale nella storia delle istituzioni inglesi è rappresentata fra il 1320 e il 1340 dalla formazione del Parlamento, che diventò un'istituzione di governo con una composizione stabile e codificata e precise responsabilità legislative e fiscali. Quindi qui stiamo vedendo un po' i primi passi del governo, della forma di governo rappresentativa che è poi la monarchia costituzionale. Come dicevamo prima, il primissimo passo è quella Magna Carta Libertatum che Giovanni Senzaterra, il re d'Inghilterra, nel 1215 è costretto a concedere alla nobiltà, con la quale nasce però soltanto l'idea di una Camera dei Lord, cioè un'assemblea rappresentativa dei nobili. Mentre con questo episodio, con questo evento fra il 1320 e il 1340, quindi circa un secolo più tardi, nasce proprio anche l'idea di una Camera dei Comuni, quindi di un Parlamento con non solo la Camera dei Nobili, ma anche la Camera dei, diciamo, della borghesia. Vediamo cosa ci racconta questa lettura. La fisionomia assunta allora dal Parlamento è rimasta inalterata fino ai giorni nostri ed è stata imitata in tutti gli stati costituzionali e democratici. Del resto l'Inghilterra è anche il primo paese in cui, alla fine del Seicento, una rivoluzione pone la corona sotto il controllo del Parlamento, dando inizio a un regime liberale. Questa prima, diciamo, introduzione ci fa capire appunto come l'Inghilterra sia un caso a parte, sia il paese in Europa che anticipa la storia generalmente di circa un secolo. Quindi tutto ciò che avviene in Inghilterra poi diventerà il modello da riprendere e da seguire in tutto il resto del continente. Il giuramento di incoronazione prestato da Edoardo nel 1308 dà la misura della nuova posizione del re di fronte al paese. Egli giurava fedeltà non solo alle leggi e alle consuetudini precedenti, ma anche a quelle che sarebbero state votate dal Parlamento, in particolare dalla Communitas Regni, cioè dai Commons, i comuni, e dai non nobili sarebbero. Le ordinanze del 311 facevano riferimento alla Magna Carta Libertatum e accrescevano ulteriormente i poteri del Parlamento, senza il consenso del quale il re non poteva muovere guerra né uscire dal paese. Inoltre i magnati chiarivano che l'omaggio e il giuramento di fedeltà andava fatto alla corona e non al re in quanto individuo. Questa distinzione tra la persona e la funzione del sovrano rompeva il rapporto personale tra re e vassalli,
tipico dell'età feudale e preparava la monarchia costituzionale moderna. È significativa questa cosa, cioè non è il re come corpo, come diciamo persona a rappresentare il potere, ma è la sua funzione, è la corona. Nel 1322 i poteri costituzionali del Parlamento furono ampiamente riconosciuti, non per concessione regia, ma per autonoma decisione. Quindi anche questo è importante, non è il re che lo concede, ma sono i gruppi dei non nobili in questo caso che vogliono la Camera dei Comuni. Lo Statuto 15 del Regno di Edoardo II dichiarava che i problemi riguardanti le proprietà del re e dei suoi eredi e le condizioni del regno e del popolo debbono essere trattati, discussi e risolti in Parlamento dal re con il consenso dei prelati, conti e baroni e dalle comunità, commons del regno, secondo quanto è entrato nelle consuetudini. Vedete l'importanza della consuetudine in Inghilterra. Quei poteri del Parlamento, ormai divenuti irrinunciabile conquista costituzionale, sarebbero stati presto esercitati al di là di quanto il re potesse prevedere. Quindi è andata molto oltre questa volontà di allargare i poteri dell'Assemblea. Quell'organismo che andava acquistando un'insperata pienezza di diritti aveva già stabilito che la risoluzione delle lagnanze dovesse avere la precedenza sulla votazione di tasse. Aveva sostenuto il diritto di approvare la nomina dei consiglieri regi e punirli quando abusavano del loro potere. Insomma, nel 1327 il Parlamento decise addirittura la deposizione del re e la successione di suo figlio Edoardo III. Quindi abbiamo un caso di proprio anticipazione di quanto sarebbe successo nel 1689. È in questi primi decenni del XIV secolo che il Parlamento inglese acquistò la sua fisionomia pressoché stabile e definitiva. E questo ci fa capire anche la forza della tradizione dell'Inghilterra, che anche in molte altre simbologie ancora oggi è una monarchia che mantiene certi simboli. I diversi ordini o ceti o stati avevano sino a quel momento deliberato separatamente, e mettendosi d'accordo poi sulle concessioni da fare alla corona nel caso di tasse. Durante il regno di Edoardo III ci fu un evento ancora più importante, la separazione delle due camere dei Lords e dei Comuni, quello che dicevamo prima. Se il Parlamento inglese aveva ormai assunto quella veste esteriore che ha poi conservato sino ad oggi e che è stata imitata dagli stati costituzionali moderni che hanno adottato il sistema bicamerale, esso era ben lontano dal godere l'autorità che acquisterà più tardi. Certo, questo non ancora. Non va dimenticato che la corona era ancora l'autorità suprema del regno. E quindi un gruppo limitato di conti e di baroni legati alla famiglia regia da vincoli di parentela erano al servizio del re e dunque da lui facilmente controllabili. I comuni, che pure si andavano sempre più abili nelle storcere concessioni al re, occupavano ancora una posizione subalterna. Quindi qui l'autore ci fa capire come non si tratta ancora di un potere forte del Parlamento, però è un inizio, siamo a metà quasi del 1300, del XIV secolo, e quindi siamo ancora un po' agli albori di quella che sarà poi la monarchia costituzionale inglese. Vediamo invece appunto il pensiero del grande teorico del liberalismo John Locke, la società politica liberale. Quindi siamo alla fine del 600, siamo appunto negli anni della Glorious Revolution e John Locke sostiene questi principi. Non tutti i teorici del diritto naturale, e quindi parlavamo di Grozio, di Hobbes, condivisero un'unica proposta politica. Alcuni utilizzarono questo concetto per disegnare uno stato liberale molto meno oppressivo di quello descritto da Hobbes. Tra questi John Locke, autore del fondamentale secondo trattato sul governo, che poi andremo a leggere in alcuni passi, che andremo un po' a riassumere e sintetizzare, secondo cui lo stato di natura non era una condizione di guerra perpetua, ma di incertezza e instabilità a causa della mancanza di un'autorità in grado di determinare i torti e le ragioni. L'unico diritto naturale che doveva essere trasferito allo Stato era quello di farsi giustizia da soli.
Quindi per Locke non erano tutti i diritti da cedere al sovrano, ma solo il diritto di vita o di morte, di farsi giustizia. Locke descrive dunque la società politica in contrapposizione allo stato di natura, facendo riferimento soprattutto all'esistenza di una legge comune stabilita e di una magistratura a cui potersi appellare in caso di controversie. Dice Locke, l'uomo, in quanto nasce con titolo alla perfetta libertà e al godimento illimitato di tutti i diritti e privilegi della legge di natura, sentite come siamo proprio in opposizione al pensiero di Hobbes, egualmente che qualsiasi altro uomo o gruppo di uomini al mondo, ha per natura il potere non soltanto di conservare la sua proprietà, e vedete la parola chiave, proprietà, appunto. Il tema della proprietà è proprio al centro dell'attenzione di Locke, ma questo perché il pensiero liberale, lo diciamo tutti subito, è espressione della proprietà privata. Ecco perché dicevamo nella prima lezione come la distinzione tra assolutismo e liberalismo era che il liberalismo vuole lasciare maggiore libertà alla proprietà privata, quindi la tutela della proprietà. E cioè la propria vita, libertà e fortuna contro le offese e gli attentati di altri, ma anche di giudicare e punire le altrui infrazioni di quella legge, secondo quanto egli crede che l'offesa meriti. Ma poiché una società politica non può esistere senza avere in sé il potere di conservare la proprietà, vi è società politica solo ove ciascuno dei membri ha rinunciato al proprio potere naturale. Quindi quest'idea di rinuncio al proprio potere naturale c'è anche in Locke. E lo ha rimesso nelle mani della comunità, in tutti i casi che non gli impediscano di appellarsi alla legge da essa stabilita. E così, essendo escluso ogni giudizio privato di ciascun membro particolare, la comunità diviene arbitra. Quindi non il sovrano, è la comunità arbitra, in base a norme fisse e determinate, imparziali e identiche in ogni parte. Quindi l'idea dell'imparzialità è legata comunque all'idea dell'uguaglianza, no? Come principi che saranno poi alla base dell'illuminismo. E quindi la comunità che fa eseguire quelle norme decide le divergenze, eccetera, punisce le offese. Coloro che sono riuniti in un sol corpo e hanno una legge comune stabilita e una magistratura a cui appellarsi, come vedete la distinzione tra la legge, che è l'organo legislativo, e la magistratura, insignita dell'autorità di decidere le controversie che nascano tra di loro, si trovano gli uni con gli altri in società civile. Ma coloro che non hanno un simile appello comune sono sempre nello stato di natura. Poiché là ove non c'è altro giudice, ciascuno è giudice ed esecutore per proprio conto. Quindi la necessità di trovare un organo di giustizia, ecco la magistratura, no? È importante. Dal che risulta evidente che la monarchia assoluta, che da alcuni è considerata come l'unico governo al mondo, è in realtà incompatibile con la società civile. Appunto, perché appunto l'idea di Locke è quella che lo Stato non debba essere assoluto, non debba avere il potere assoluto, ma debba essere limitato per garantire i diritti dei singoli individui. Andiamo a vedere appunto nello specifico questo secondo trattato sul governo di Locke. Perché leggere il secondo trattato sul governo? Perché Locke introduce alcuni dei principi che ispireranno il liberalismo politico dei secoli successivi e le moderne democrazie. Quindi è alla base di quello che poi si affermerà con le varie rivoluzioni. Abbiamo visto anzitutto la rivoluzione industriale inglese, poi la rivoluzione americana con la dichiarazione di indipendenza del 1776 e infine con la rivoluzione francese, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Quindi questi tre momenti rivoluzionari con questi due documenti che rappresentano proprio il simbolo del liberalismo vengono dalle idee di Locke. Libertà è la prima parola che abbiamo già individuato, uguaglianza giuridica dei cittadini.
il consenso di questi ultimi come fonte di legittimazione dello Stato. Quindi si insiste molto sul consenso, che a differenza di Hobbes non è soltanto all'inizio, perché Hobbes il consenso è richiesto all'inizio, ma nel momento in cui i cittadini hanno ceduto, alienato i loro diritti al sovrano, non hanno più nessun controllo, non devono più avere consenso. Invece con Locke il consenso deve essere continuo, perché il potere è revocabile, l'abbiamo visto prima. La divisione dei poteri, l'abbiamo visto, poi verrà ripresa fortemente da Montesquieu, e quindi anche il discorso sulla giustizia, che è legato appunto ad una magistratura che sia indipendente dal potere politico, ecco, in qualche modo. Il diritto dei governati a controllare, appunto, e in casi estremi a rovesciare i governanti. Quindi questo pensiero teorico liberale in qualche modo legittima quella che poi sarebbe stata l'azione del Parlamento inglese, che con la Glorious Revolution rovescia il governante Stuart per porre sul trono un uomo chiamato anche dall'estero, dall'esterno. La proprietà privata come diritto naturale fondato sul lavoro. E questo poi andrà anche a legarsi agli ideali di Adam Smith, per cui il lavoro produce ricchezza, e quindi quei principi dell'illuminismo. Nonostante sia profondamente legato al contesto storico-politico in cui è stato scritto, il saggio di Locke è un'opera di grande attualità. In essa hanno trovato il loro fulcro filosofico quello che abbiamo detto prima: la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino in Francia, considerate i primi passi verso la salvaguardia dei diritti umani fondamentali. Vediamo appunto i passaggi principali che hanno portato all'affermazione del liberalismo, i due trattati sul governo associati alla Glorious Revolution del 1688, poi nell'89 c'è stato il Bill of Rights. Però in realtà l'opera è stata scritta almeno un decennio prima, nel corso di una complessa crisi politica che appunto seguì i tentativi di escludere dalla successione Giacomo, il fratello cattolico di Carlo II. E quindi in ogni caso, per l'anno di uscita della prima edizione, lo scritto sembrò una celebrazione e giustificazione teorica della Glorious Revolution. Ed è invece lo stesso autore a presentare i due trattati sul governo come un contributo a stabilire il trono del nostro grande attuale re Guglielmo d'Orange, a fondare la validità del suo titolo sul consenso del popolo. Addirittura si parla del consenso del popolo, quindi apparentemente anche di democrazia, e a giustificare appunto di fronte al mondo il popolo inglese, e il cui amore ha salvato la nazione quando era sul punto di precipitare nella schiavitù e nella rovina. Allora, nel primo trattato Locke confuta la teoria del potere del patriarca di Robert Filmer, sostenitore dell'assolutismo, mentre invece andiamo a vedere il secondo trattato. Ecco, già nel primo trattato appunto il sovrano, secondo Filmer, come un padre che ha il diritto di governare i sudditi come figli, mentre invece Locke contesta questo principio dicendo appunto che la creazione divina di per sé non ha stabilito vincoli di dipendenza tra gli individui, e la Bibbia non indica Adamo come sovrano del mondo. Nel secondo trattato, che è il capolavoro di Locke, appunto, noi abbiamo i principi che abbiamo già detto, che qui possiamo rivedere rapidamente, che sono appunto le basi liberali del pensiero politico di Locke. Il profeta della borghesia in ascesa, l'abbiamo già detto prima. La sua teoria politica è orientata in senso liberale ed è volta a conciliare utilitarismo, che era poi una corrente di pensiero che si era sviluppata nell'Inghilterra con Bentham del 1700, anziché si sarebbe poi sviluppata, e legge morale, libertà imprenditoriale e interesse collettivo. Quindi questa mano invisibile di Adam Smith che contribuiva al benessere e alla felicità di tutti, contrattualismo e diritto di resistenza all'autorità in caso di malgoverno. Per Locke il potere politico è giustificato se assicura i diritti degli individui.
E questo è il fondamento dell'obbedienza civile, il rispetto per le leggi positive. Locke non esclude che tali leggi si radichino a loro volta nella legge di natura, cosa che Hobbes rifiutava, e che i valori etici siano preesistenti al diritto positivo, che come sappiamo è il diritto artificiale successivo al diritto naturale. Lo Stato però è il solo capace di garantire l'integrità della persona e dei beni. La legge morale si esprime nell'imperativo di agire in vista della conservazione individuale, che quindi diventa il fine della società politica, quindi l'individualismo in tutti i sensi. I fini e le forme del governo, questa è la suddivisione del testo, i poteri dello Stato, quindi la forma di governo deve essere scelta dalla maggioranza del popolo, che sceglie le persone dei governanti. I poteri dello Stato, quelli che abbiamo detto prima, esecutivo, federativo, che è la possibilità di muovere guerra e stipulare accordi di pace, e legislativo. Nella teoria di Locke il più importante è questo potere legislativo, che non è né illimitato né arbitrario, ma deve avere cura del bene pubblico. Quindi, affinché si formi un interesse del governo distinto, cioè affinché non si formi un interesse separato dalla comunità, il popolo ha stabilito che i tre poteri vengano separati, quindi l'idea del popolo che già si affaccia. I requisiti che rendono politico il potere, appunto, sono né potere paterno dispotico, ma appunto il consenso e la volontà dei cittadini. La dissoluzione del governo, appunto, come abbiamo detto, nel caso di che venga meno ai suoi obblighi, il governo può essere dissolto. E questo è appunto il momento conclusivo dell'idea di Locke. Conclusa questa sintesi del secondo trattato sul governo di Locke, noi rimandiamo ad un appendice finale il nostro discorso sul rapporto fra assolutismo e liberalismo, in cui ci dedicheremo nello specifico a quello che è il Bill of Rights, appunto il testo di riferimento del Parlamento britannico del 1689, e in cui andremo a vedere anche un'ultima lettura significativa su questo tema delle trasformazioni dello Stato dello storico inglese Eric Hobsbawm, che parlerà appunto di come è cambiata proprio la finalità dello Stato nel corso dei secoli.